fase di avanzata del tempo, di secoli di riprese su un'altra superficie citate da altri, tempo dopo, i loro autori non sono spesso famosi. Vedremo dei resoconti su cui non ci possiamo basare. Ha scritto un cosiddetto ditti cretese, un signor ditti di Creta, che sosteneva di aver combattuto la guerra vittoria, quindi la raccontava. Probabilmente era una mezzone, facilmente era una pataca scritta tempo dopo, ma le pataca sono importanti e sono dei grandi contenitori in cui si vanno a rovesciare tutti i rumors, le voci, le storie che la gente si era passata comunque per molto tempo di bocca in bocca e che non erano storie ufficiali perché la gente non voleva dimenticare. Ditti cretese uno, ce n'era un altro che era Frigio, da Rete si chiamava, un altro che ha raccontato la storia della guerra di Troia, immensamente meno noti di Omero. Altri il nome ce l'avevano, Pausania, Filostrato, Apollodoro, sono autori a cui noi dobbiamo molte schegge della storia greca. Un sofista, grandissimo sofista, filosofo, un inventore della retorica, si chiama Giorgio, Giorgio De Martini. Lui addirittura si spinse a scrivere un discorso di Palamede, un discorso di Palamede che è molto conosciuto in sua difesa. Non solo la memoria della sua voce ricostruita. E poi Platone, la prima pagina, un verso di Virgilio, che delle citazioni di Cicero. Voi vedete stamattina che viene da lontano, ha fatto una
preso tutto, ho restaurato tutto, non ho avuto forza.